Siamo? Si sente? Io non posso che ringraziarvi per il lavoro che insieme porteremo avanti questa mattina. Questo va meglio? La mia funzione è sempre quella un po' del vigile urbano. Il programma di lavoro è abbastanza intenso, quindi applichiamo già nella modalità con cui poi procederemo un metodo tipico di chi opera nell'ambito delle cure palliative, che è quello di lavorare in equipe. Quindi ognuno rispetti il suo ruolo e la sua funzione nei tempi, in modo tale che alla fine della mattinata abbiamo raggiunto l'obiettivo che ci preme di più. A me spetta il compito di ringraziare tutti coloro che hanno permesso che si realizzasse questo incontro. E inoltre mi è stato chiesto di porgere i saluti da parte sia dell'assessore alla sanità, l'onorevole Simona De Francisci, che del manager dell'azienda ASL di Cagliari, il dottor Simeone, che a tutti augurano buon lavoro e un po' si scusano di non essere potuti venire dare il saluto di inizio e di auguri di un buon lavoro per impegni che appunto già precedentemente assunti e che quindi li impedivano la loro presenza fisica. Prima di iniziare, quindi poi di lasciare di nuovo la parola al dottor Maltoni, che ci introdurrà appunto nell'universo delle cure palliative, un avviso tecnico. Controlliamo tutti i cellulari che siano messi in modalità silenziosa. Prego, dottor Maltoni. Di nuovo, buongiorno. Il mio compito è un po' quello appunto per l'anzianità di servizio di dire a che punto siamo oggi con lo sviluppo delle cure palliative e in che modo questa bella occasione può contribuire allo sviluppo delle cure palliative sul territorio nazionale. Da dove veniamo per essere qui oggi? Le cure palliative sono nate da alcune strutture allestite per l'assistenza ai pellegrini nel corso dei pellegrinaggi medioevo verso Roma, quindi hanno delle strutture di accoglienza. Poi nelle grandi città queste strutture di accoglienza si trasformarono, anziché strutture di accoglienza per i pellegrini, in strutture di accoglienza per i poveri della città. A quel tempo la povertà e la malattia erano strettamente collegate, non si capiva bene qual era la causa e l'effetto dell'una e dell'altra, e quindi si iniziarono a orientare in senso di assistenza di tipo anche sanitario. E questi sono, come dire, i progenitori degli hospice, ma già a quel tempo si capì che la struttura non era sufficiente. Tant'è vero che se voi avete presente che ancora oggi, soprattutto in Toscana, non so se anche in questa zona, ci sono le misericordie, erano sostanzialmente delle associazioni che andavano sul territorio a garantire l'assistenza a domicilio e molto spesso avevano come logo queste misericordie la Madonna della Misericordia. Ma veniamo ai nostri giorni. Da quei tempi alcuni di questi hospice, di queste strutture, sono rimasti consolidati nel tempo e in uno di questi lavorò nel 1960-70 Cicely Saunders, cioè questa vecchiettina che era prima infermiera, non era stata sempre vecchiettina, ma ultimamente, nelle ultime immagini era così, che era prima infermiera, poi assistente sociale, poi medico, che ebbe l'intuizione straordinaria di capire che fra
un accanimento terapeutico, cioè fare troppe cose inappropriate in alcune situazioni, e la desistenza terapeutica, cioè la interruzione, ancora una volta inappropriata, precoce o eccessiva, delle cure, c'era una terza via, una via appropriata, una via equilibrata, una via che casomai cambiava obiettivo, dalla guarigione piuttosto era la cura in senso ampio del paziente, che lei in quel momento sviluppò soprattutto dentro la struttura e fece nascere e sviluppare il movimento hospice. Questo movimento hospice aveva appunto delle strutture specifiche che erano gli hospice, che lei definì luogo di vita, di assistenza, di ricerca e anche di formazione, con l'obiettivo di favorire la naturalità della vita e della morte. Quindi vedete che già dalla loro nascita gli hospice non erano concepiti dalla fondatrice come dei luoghi di morte, come l'anticamera della camera mortuaria, come il luogo dove la gente va a morire, come il cimitero, il pre-cimitero degli elefanti. Erano concepiti come un luogo in cui si facevano le cose giuste al momento giusto. Un'assistenza di buona qualità alla fine della vita deve essere riconosciuta come un fondamentale diritto dell'uomo, dice l'Organizzazione Mondiale della Sanità. Questa diapositiva è un po', come dire, piena, ma sottolineo alcuni punti. Le cure palliative sono una cura attiva e globale prestata al paziente quando la malattia non risponde più, alle terapie che hanno come scopo la guarigione. Ma la guarigione oggigiorno in tante malattie... Buongiorno. Vado avanti per altri 20-25 minuti. Ok, la guarigione oggigiorno è un obiettivo che quasi nessuna patologia ha, perché tutte le patologie croniche, da quelle non evolutive a quelle evolutive, non hanno più come obiettivo la guarigione. Quindi questa definizione non è, come dire, implicitamente un segno che dobbiamo pensare alle cure palliative come cure di fine vita e basta, no? Il controllo del dolore e degli altri sintomi in qualunque fase della malattia sono prioritari. Sono interdisciplinari, quindi è importante che ci siano tante figure intorno, ci sono due gruppi, quello curato, cioè il paziente e la sua famiglia, e quello curante, cioè i medici, gli infermieri, i psicologi, i fisioterapisti, OS, assistenti spirituali e così via, coinvolgono il paziente e la famiglia e si allargano nella comunità. Ecco, questo concetto della continuità assistenziale, devono seguire il paziente dovunque egli sia, ancora quando è nell'ospedale per acuti, se è necessario in hospice, se è possibile a casa. Quindi una rete che ha almeno questi tre nodi, e l'obiettivo non è quello di, appunto, una ostinazione terapeutica eccessiva che sconfini nell'accanimento, o una desistenza terapeutica precoce che sconfini in manovre di abbandono, come dire, totalmente negative del paziente, ma è di preservare la miglior qualità di vita possibile fino alla fine. E questa miglior qualità di vita probabilmente non è il mantenimento di un'autonomia funzionale, che purtroppo si andrà sicuramente perdendo, ma è il mantenimento di relazioni umane e professionali significative. Questa concezione in alto delle cure palliative, cioè fino a un certo punto si fanno delle cose per contro la malattia e da un certo punto in poi si fanno cose per sostenere il paziente, è una concezione un po' datata, è una concezione un po' antiquata. La concezione più moderna delle cure palliative è che esse si integrino nella patologia oncologica, ma anche in altre patologie, in modo progressivo nel corso della durata della malattia, non più in base alla prognosi solo, e la prognosi rimane comunque, vedremo, un punto importante in alcuni assetti, come per esempio l'hospice, che hanno, come dire, una capienza fra virgolette limitata, ma oltre a questo concetto di prognosi, cioè di comunque fase avanzata di malattia, anche proprio in base ai bisogni che emergono. E mentre all'inizio l'intervento così delle cure palliative di chi è totalmente dedicato ad esse può essere sporadico, poi può essere sempre più continuativo. Mi sono sbagliato.
Quindi se non è in base alla prognosi o solo alla prognosi, in base a che cosa può essere attivato un programma di cure palliative? In base ai bisogni, e vedete che i bisogni del paziente quando attivamente ricercati e quindi non appena attesi nel racconto del paziente spontaneo, quando attivamente ricercati sono un numero rilevante sia di problemi che di bisogni, intendendo come bisogni dei problemi difficili da risolvere. Quindi, per esempio, questo è l'esempio oncologia, ma abbiamo detto che vale per tutte le patologie, l'inserimento delle cure palliative e in particolare delle cure palliative domiciliari può essere un inserimento progressivo nel corso della malattia, garantire una continuità di cura, una coordinazione che può essere flessibile, cioè una volta che individuiamo che squadra ci vuole, il capitano può anche cambiare, può essere l'oncologo per un po', può essere il medico di famiglia in certe situazioni, ma può essere anche il medico di cure palliative quando il bisogno sia un bisogno rilevante. E l'importante è che ci sia sempre un goal, un obiettivo appropriato. Tutto questo si è, come dicevo prima, sistematizzato in base ad alcune leggi ed atti normativi nazionali, poi è chiaro che ogni regione avrà le sue declinazioni, ma in particolare la legge 38 del 2010 che descrive le disposizioni per garantire l'accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore, individua quindi le due reti in modo un pochino più chiaro rispetto a quanto era in passato e individua per ogni rete i nodi necessari. Poi c'è qualcosa ancora di più moderno, di più recente, diciamo. Ci sono per esempio 5 master universitari che sono stati decretati il 16 aprile del 2012 per una competenza di secondo livello di cure palliative, medica, infermieristica, psicologica, eccetera. È stata approvata proprio recentemente, il 7 febbraio del 2013, la disciplina in cure palliative, quindi dentro l'ospedale finalmente si potrà chiedere la consulenza non oncologica, non antalgica, ma la consulenza di cure palliative. C'è un tavolo che deve uniformare le tariffe regionali, perché le tariffe regionali sono diversissime sul territorio nazionale. C'è un tavolo che deve dare le connotazioni di quello che è il know-how specifico di competenze ed esperienza nel campo delle cure palliative, e poi c'è anche così altro, cercare di regolarizzare la situazione di tanti medici che si sono occupati di cure palliative nel recente passato senza avere titolo specifico. Ma ciò che la Stato Regioni del 25 luglio 2012 fa emergere dando i criteri e gli standard di accreditamento è che ogni rete locale di cure palliative deve avere almeno 3 nodi: l'assistenza ospedaliera, quella residenziale in hospice e quella domiciliare. E in ognuno di questi nodi, in particolare nell'hospice è scontato un po', ma anche dentro l'ospedale, anche sul domicilio, sono coessenziali 3 nodi e dentro ogni nodo i 2 livelli di erogazione delle cure palliative, quindi il livello chiamiamolo basico e il livello chiamiamolo specialistico, cioè di chi si dedica alle cure palliative dedicando tutto il proprio tempo alle cure palliative. Quindi ci sarà senz'altro l'oncologo interessato alle cure palliative o il geriatro interessato alle cure palliative dentro l'ospedale, ma se il suo livello di competenza non è necessario deve poter avere la possibilità di rivolgersi a chi fa cure palliative a tempo pieno dentro quel nodo. E allo stesso modo sul territorio senz'altro è opportuno e auspicabile che la competenza di cure palliative sia sempre più, come dire, disseminata e capillare nell'esperienza e nella competenza e nella conoscenza dei medici di famiglia, ma i medici di famiglia devono avere la possibilità in caso di bisogno di fare ricorso e di fare riferimento a esperienze di cure palliative domiciliari di secondo livello, e nel singolo caso la squadra sarà sempre la stessa ma potrà cambiare il capitano a seconda delle necessità. Questa è un po' la nostra esperienza, questo è il modello a cui facciamo riferimento, la rete delle cure palliative nell'azienda unità sanitaria locale di Forlì. Vedete che ci sono un hospice più grande e uno più piccolino, ma che la connotazione di questi hospice
l'ospice è di interfacciarsi da una parte col domicilio, col territorio e con le residenze e le cure primarie, dall'altra con l'ospedale per acuti e il centro tumori, in modo che l'ospice in questa concezione è senz'altro nella sua mission maggiore quella di accompagnare i pazienti che arrivano alla fine del proprio percorso di vita e di malattia, ma non solo quelli. Noi a Forlì Popoli abbiamo una mortalità intorno al 60-62% dei ricoveri, a seconda degli anni è stata anche del 58%, proprio perché l'ospice si pone come un ponte, fa da ponte fra le strutture per acuti e il territorio e la domiciliarità. E la rete implica che questo ospice non sia una cattedrale nel deserto, ma abbia dei ben precisi percorsi di ingresso e abbia anche dei ben precisi percorsi di uscita quando è possibile, in modo che noi come gruppo di cure palliative dedicato a tempo pieno a questa disciplina, ormai possiamo dire, si interfaccia in modo continuativo sia con i colleghi dell'ospedale sia con i colleghi del centro tumori, ma anche ovviamente molto strettamente con la medicina di famiglia e la medicina distrettuale. Adesso parlo velocemente, ai 35 devo finire più o meno, parlo velocemente dei tre nodi. Allora, perché le cure palliative dentro l'oncologia si sono rivelate importanti? Perché questo studio fondamentale della TEMEL ha detto che fin dalla prima diagnosi di malattia metastatica polmonare, l'impatto di un gruppo di cure palliative che era attivo fin da subito insieme all'oncologo aveva un impatto positivo sia sulla qualità di vita, sia sul tono dell'umore e anche sulla sopravvivenza. Non c'è tempo adesso qui per dire i motivi, ma è un'evidenza di uno studio randomizzato. Quindi questo impatto si esprimeva sul fatto che il gruppo con cure palliative simultanee o cure palliative precoci dimezzava la chemioterapia nell'ultimo mese di vita, anzi negli ultimi 60 giorni, in particolare quella più aggressiva, la chemioterapia endovenosa, e era favorito un invio all'hospice prima, un po' più precoce rispetto agli ultimi 7 giorni di vita, perché voi capite che se un paziente esce da una struttura e va all'hospice e riesce a non morire nel tragitto ma muore appena arriva in hospice, non è questa, diciamo, tutta la facilitazione che l'hospice può offrire a questo paziente. Vedete che era calato in modo significativo le chemie endovenose negli ultimi 15, 30, 60 giorni, quindi quelle più aggressive, quelle più disturbanti, non calavano invece nel braccio, che aveva anche le cure palliative simultanee, oltre che le migliori cure oncologiche, le cure oncologiche orali, che sono meno disturbanti. Una cosa da prendere un po' con le molle, ma che comunque va valutata, è che l'attivazione delle cure palliative riduce, diciamo così, gli eccessi terapeutici, cioè per esempio un indice così di eccesso di aggressività sono i passaggi in terapia intensiva, i ricoveri nell'ospedale per acuti, oppure i passaggi al pronto soccorso. Vuol dire che se la rete di cure palliative funziona bene, c'è la possibilità di ridurre anche i costi. Non facciamo le cure palliative per ridurre i costi, ma c'è anche questa ricaduta favorevole. In buona sostanza le cure palliative hanno dovuto dimostrare la propria efficacia e c'è una serie di revisioni sistematiche che evidenzia che questa efficacia c'è sulla qualità della vita, sugli outcome legati alla famiglia, sulla soddisfazione dei pazienti e dei familiari e sull'utilizzo appropriato dei servizi sanitari. Quindi tutto ciò è stato, essendo le cure palliative una disciplina nuova, hanno dovuto dimostrare questo aspetto. Per questo che nei centri americani oggigiorno quelli più importanti, cioè quelli legati al National Cancer Institute, hanno una presenza di cure palliative dentro, per esempio le oncologie. In Europa anche ci sono dei centri designati di eccellenza di integrazione fra le cure palliative e l'oncologia medica, quindi sto parlando della prima parte della rete, no? Ho parlato fino adesso di questa parte qua della rete, dell'interfaccia fra le cure palliative e l'oncologia medica, ma c'è un'altra interfaccia altrettanto importante, che è quella, l'altro capo del ponte, diciamo, sul territorio. Vedete che Agenas, che è l'agenzia nazionale, ha fatto proprio questo documento delle cure palliative domiciliari della Società dei Medici di Famiglia rispetto ai stati delle cure palliative, che dice: la composizione minima dell'equipe domiciliare è fatta dall'infermiere, dal medico dedicato alle cure palliative, cioè il palliativista, e dal medico di medicina generale. Questa triade è la cosa
base. Oltre a questo, è chiaro che più figure compongono l'equipe, come diceva il dottor Facci prima, e meglio è, ma questo è necessario. E queste tre figure sono la squadra. Poi, se il bisogno necessita una competenza, chiamiamola specifica, ci sarà una specie, chiamiamolo così, di passaggio in cura in cui il capitano diventa il palliativista. Altrimenti il medico di famiglia, oltre che componente obbligato della squadra, obbligato, cioè nel senso positivo del termine, è obbligatorio la sua presenza, il suo coinvolgimento e il suo apporto, rimane anche il coordinatore. A Forlì, per esempio, con una rete che cerca di funzionare in un modo abbastanza efficace, vedete che la percentuale di deceduti nell'ospedale pubblico, quindi nell'ospedale per acuti, è andata calando nel tempo, è andata calando in tutta la regione Emilia-Romagna. Forlì, che abbiamo una storia un pochino più anziana, diciamo, è andata calando fin da prima, e allo stesso modo è andata aumentando la percentuale di pazienti sopra quel 65% che è lo standard richiesto dai LEA, perché appunto dobbiamo poi anche pensare a tutti, a rispettare gli indicatori nazionali, la percentuale di pazienti deceduti a domicilio o in hospice. Quindi in un assetto noi possiamo pensare quanto più possibile simile al domicilio, quindi una residenzialità in cui c'è una competenza, in cui si affrontano problemi che casomai a domicilio si fa più fatica ad affrontare, ma sono le due facce della stessa medaglia di residenzialità e di domiciliarità. Terzo punto della rete, quindi abbiamo detto le cure palliative precoci, interfaccia con l'ospedale per acuti e il centro tumori, la domiciliarità. È ovvio che il nodo principe delle cure palliative, che non può però essere la cattedrale nel deserto, è l'hospice. Questa è la rilevazione degli hospice in Italia nel 2010, vedete che incremento c'è stato in questi ultimi anni, dagli anni 2000 erano 5, qui abbiamo forse aperto il nostro, eravamo nel 2002 e adesso siamo nel 2013. Questa è un po' la situazione nazionale. Riguardo alla Sardegna, mi diceva Bruno che queste forse erano più previsioni fatte nel 2010 rispetto a quello che sarebbe stato in futuro, e che forse non tutti e cinque questi hospice sono adesso attivi. Ma comunque l'hospice, chi è stato in uno degli hospice della vostra città, credo sappia che deve essere un luogo bello, perché la bellezza è terapeutica, perché uno viene accolto in un luogo curato, dove l'osso non sbatte il carrello nel muro ma sta attento a fare la curva giusta, dove ci sia la possibilità per il familiare di star lì tutto il tempo che vuole, non esce durante la visita, ovviamente è una risorsa di cura per chi, come dire, deve spiegare alcune cose e anche riferisce alcune cose. Poi, quando è possibile, c'è anche un luogo dove si fanno l'igiene a pazienti allettati, ma l'hospice lo fa il gruppo, cioè il gruppo di gente motivata che sa perché sta lavorando e perché sta lavorando insieme. Poi ci sono dei vari dettagli che adesso scorro molto velocemente. Se possibile, si può portare anche l'animaletto favorito da casa, speriamo che sia un cagnolino, speriamo che sia un gattino o un canarino, ma questa signora, con tutta una serie di complicanze che poi non sto a descrivere, si è portata il gallo. A volte possono accadere anche cose, come dire, significative per la vita di una persona. Questa giovane ragazza albanese si è battezzata nel nostro hospice. Vedete quante casacche, questo è proprio, come dire, il paradigma del lavoro di equipe, sono tutte professionalità diverse. Qui abbiamo avuto il permesso di quelle che non sono oscurate, perché abbiamo avuto il permesso di proiettarle senza nascondere il viso. Questi due giovani si sono sposati in hospice, una festa in hospice, sono anche feste, abbiamo mangiato pappardelle con la lepre, abbiamo mangiato anzi siamo stati forse un hospice a cui come donazione è stato fatto il tagliere e il mattarello. Non so, sapete che in Romagna la pasta asciutta, no? Anche qua, dico la verità, ma là è proprio, quindi ci hanno donato un... Ecco, le cure palliative facili sono: diamo un po' di morfina a tutti, così non soffrono tanto. Quelle difficili invece sono: recuperiamo al massimo possibile, in modo individualizzato, tutte le potenzialità di ogni singola persona.
E poi quello che, come dire, è da sottolineare in modo prevalente è questo sguardo di cura, questo sguardo che riconosce una dignità reciproca nella persona dell'altro, anche quando sofferente, anzi forse proprio quando sofferente ha bisogno di qualcuno che gliela faccia riemergere con questo sguardo. E lo sguardo che io porto all'altro dice anche della mia stessa dignità. E poi una ricaduta è che una cura di questo tipo fa calare le richieste di eutanasia o di anticipazione della morte. Non lo azzera, perché evidentemente c'è, come dire, una mentalità in cui ormai il decidere tutto, cosa che non decidiamo niente, nel senso che se adesso mi viene il mal di gola non riesco più a parlare, ma il decidere tutto è visto un po' filosoficamente, ideologicamente come un valore, ma se uno sta alla realtà delle cose, l'ambito in cui uno viene curato è determinante nella ridurre al massimo, quasi azzerare la richiesta eutanasica, tant'è che in Olanda noi sappiamo che la legge è pedagogica, cioè la legge induce anche comportamenti, le richieste di eutanasia dei pazienti oncologici sono intorno ormai al 20-22% dei pazienti, mentre nelle esperienze di hospice sono pressoché zero. Ma, ultimo punto, le cure palliative hanno anche loro, quindi i tre nodi della rete, e poi perché in tutti i nodi c'è bisogno di qualcuno che lo faccia a tempo dedicato? Perché hanno un loro know-how, quindi c'è tutta una letteratura di cure palliative sui sintomi, sull'occlusione intestinale, sul dolore, sulle metastasi ossee e così via, sulla valutazione regolare dei sintomi. Un paziente che entra con una nausea maggiore di 4 all'ingresso e la media di questi 24 pazienti è 7,1, dopo una settimana non può essere a 7,1, deve essere a 1,9 o anche meno, e così via. Ma quindi registrare in modo sistematico l'esito dei nostri interventi, oppure studiare se è vero che i progestinici hanno una riduzione della cachessia neoplastica. Questa revisione sistematica di letteratura ci dice che sì, i progestinici nel loro complesso hanno una riduzione della cachessia neoplastica. Qui si parla in particolare di appetito, ma si è visto che hanno un impatto anche sul peso corporeo. Oppure quando noi siamo costretti a sedare un quarto dei pazienti, un quinto, perché andrebbero alla morte in un modo con sintomi incoercibili e refrattari, li abbreviamo la sopravvivenza? No, è ormai dimostrato che la sedazione palliativa, di cui dopo parlerà il collega, ci sono alcuni amici qua che saluto volentieri, non ha un impatto detrimentale sulla sopravvivenza, tant'è vero che la Società Europea delle Cure Palliative ha detto che ci sono una diversità totale fra eutanasia e sedazione per quanto riguarda l'intenzione, la procedura e il risultato. Casomai dopo, se c'è modo, lo approfondiamo, ma ci sono dei dati su cui ragionare, quindi le cure palliative dal punto di vista professionale devono dare dei dati su cui ragionare. E poi una competenza anche sul dolore, è ovvio che se arriva una signora così, che ha girato già un centro antalgico, ha girato già alcune, diciamo, varie possibilità, deve essere sottoposta a una cura che comprenda per esempio il metadone, che comprenda la morfina, che comprenda la morfina ad alte dosi, che comprenda. E per chiudere, nelle ultime tre diapositive, è necessario quindi una diffusione capillare della competenza di cure palliative di tutti i professionisti della sanità, perché le cure palliative sono un paradigma di com'è la vera medicina, quindi ripeto, la medicina di famiglia, gli oncologi eccetera, e ci devono essere dei core curriculum. Questo è il core curriculum di cui lo fa a tempo pieno, quindi un secondo livello che risponde ai bisogni complessi, che fa ricerca, che fa formazione, come stiamo facendo oggi qua. Un core curriculum basico, per esempio il core curriculum del medico di medicina generale, e anche per chi è particolarmente interessato alle cure palliative fra i medici di medicina generale. Quindi questi due livelli sono coessenziali. Questa è la raccomandazione europea che dice che comunque le cure palliative specialistiche, che adesso stanno arrivando in Italia, devono essere disponibili per tutti i pazienti, dovunque ce ne sia bisogno, in qualunque momento, in qualunque situazione, quindi non il cimitero degli elefanti, non gli ultimi due giorni di vita. E ultima, no, penultima, queste cure palliative quindi hanno una componente, come dire, di compagnia, di umanità, di affezione importantissima, ma hanno anche la componente dello studio scientifico, ma hanno anche la componente dell'impatto sui dati organizzativi, e hanno anche la componente di bellezza delle strutture.
E quindi per chi sono le cure palliative? Sono per il paziente inguaribile, ma non per il paziente solo terminale, anche, ripeto, se per strutture di dimensioni limitate la valutazione prognostica, su cui ci sono tanti studi, è importante. Quando devono essere attivate? In base al bisogno, dove? Accanto al paziente, cioè in tutta la sua storia di malattia avanzata, e ovviamente come? In equipe. Grazie tanto. Grazie, dottor Maritone.